cos'è la Carta dei Luoghi d'Arborea? Quando è stata promulgata e da chi? E come si presentava questo testo che costituisce il grande monumento giuridico della Sardegna medievale? Cercherò di raccontarlo in questo breve video in cui mi concentrerò sulle copie che ci sono pervenute e che tramandano la Carta dei Luoghi, permettendoci ancora oggi di leggerla e di conoscerla. Prima però desidero ringraziare chi ha promosso e reso possibile la realizzazione di questo ciclo di piccoli contributi dedicati all'Arborea medievale. Questo video si inserisce infatti nel quadro di un'iniziativa promossa dall'ISTAR, l'Istituto Storico Arborense per la ricerca e la documentazione sul giudicato d'Arborea e il Marchesato d'Oristano. Prima di arrivare alla Carta dei Luoghi sarà utile ricordare che nella Sardegna medievale si comincia piuttosto precocemente a scrivere in lingua sarda. Già a partire dalla metà dell'XI secolo, infatti, dalla Sardegna ci arriva una documentazione testuale relativamente abbondante se confrontiamo il caso sardo con la documentazione di altre regioni d'Europa. I testi che sono sopravvissuti, che sono giunti fino a noi, costituiscono naturalmente solo una piccolissima parte della produzione testuale medievale, ma questi testi ci mostrano un impiego della lingua sarda in contesti ufficiali, in situazioni comunicative alte, formali. Il volgare sardo è infatti lingua ufficiale nelle cancellerie dei giudicati ed era impiegato per redigere documenti di carattere amministrativo, economico, giuridico. Nel Medioevo il sardo è impiegato anche come lingua del diritto perché in sardo sono redatte fondamentali opere legislative. Tra queste fonti, la più importante e la più celebre è senza dubbio la Carta dei Luoghi d'Arborea. La Carta dei Luoghi d'Arborea è, come dice il suo nome, una carta, cioè un insieme di norme, un codice che raccoglie l'ordinamento legislativo su cui si regge il luogo, dove luogo è da intendersi nel senso di giudicato, è, nel caso specifico, giudicato ad Arborea. Nella Carta dei Luoghi sono codificati, insomma, gli usi giuridici locali che erano in vigore nel giudicato ad Arborea alla fine del 300. Il 300 è un momento storico estremamente delicato nella storia della Sardegna, perché sono forti le tensioni tra giudicato ad Arborea e Corona d'Aragona. Ci sono infatti ostilità, scontri tra giudici arborensi e sovrani catalano-aragonesi, che andranno avanti per tutta la seconda metà del 300 e che culmineranno poi nel 1409 con la battaglia di Sanluri, che rappresenterà l'atto finale del giudicato d'Arborea. Promulgare la Carta dei Luoghi in questo momento significa dunque anche aggregare il giudicato sotto il vessillo di un'unica legge scritta, e quindi affermare la propria unità contro le mire esterne. La Carta dei Luoghi è legata poi ad una personalità storica di assoluto rilievo per la storia della Sardegna, è legata alla figura della giudicessa Eleonora d'Arborea, vissuta nella seconda metà del 300 e morta tra il 1402 e il 1404 circa. La Carta dei Luoghi si apre proprio sul celebre proemio di Eleonora. Qui la giudicessa d'Arborea, Contessa del Goceano, Viscontessa di Bas, sono questi i titoli di cui Eleonora si fregia, dichiara di aver promulgato i capitoli che compongono la Carta dei Luoghi al fine di favorire la crescita e l'arricchimento del suo popolo, il popolo del Regno d'Arborea. Solo la certezza del diritto, la salvaguardia della giustizia, dice Eleonora nel proemio, possono porre un freno ai malvagi e garantire benessere e prosperità ai buoni, quindi portare armonia nel giudicato. Volendo ora fornire un quadro che non può essere chiaramente esaustivo delle materie e degli istituti che vengono trattati nella Carta dei Luoghi, al premio di Eleonora segue una serie di capitoli dedicati al diritto penale. Quindi si parla di reati quali omicidi, avvelenamenti, ferimenti, furti. Ci sono poi gli ordinamenti dedicati alla gestione degli incendi, gli ordinamenti relativi alle liti giudiziarie, cosiddetti kertos, gli ordinamenti relativi alla materia civile, quindi per esempio le questioni legate alla dote o all'eredità, gli ordinamenti che approfondiscono gli aspetti legati al commercio e che regolano il mondo dell'agricoltura e della pastorizia.
Il giudicato d'Arborea, infatti, si regge su un'economia che è a carattere prevalentemente rurale, ma ad Oristano, che era un centro che assume man mano la fisionomia di centro urbano, che diventerà la capitale, la principale sede del potere giudicale, si concentrano anche le attività commerciali e gli uffici principali. Ora, addentrarsi tra i capitoli della Carta de Logu consente di scoprire tanti aspetti della cultura e della società arborense. Certamente tra i reati che vengono più pesantemente sanzionati vi è l'omicidio doloso, che è punito con la pena di morte, e chi si rende responsabile di avvelenamento viene punito con la forca se un uomo e viene invece arso vivo se il reo è una donna, perché appunto erano previste anche pene differenziate in base al genere. Questi, come altri rilievi, aiutano a chiarire, per esempio, il quadro della condizione maschile e femminile nella società dell'epoca. Un altro aspetto interessante della Carta de Logu è la rilevanza attribuita ai cosiddetti peccati di parola o di lingua, cioè veniva punita l'ingiuria e venivano sanzionati persino i gesti oltraggiosi o di minaccia, perché la parola ha un grande peso nella società medievale. E l'ingiuria intacca la buona reputazione, la fama, l'onore dell'individuo, cioè la stima di cui la persona gode agli occhi della collettività, che era poi un elemento sul quale si basava in buona parte anche la posizione che il singolo occupava all'interno della società. Nella Carta de Logu si colgono anche interessanti notazioni relative alle manifestazioni della religiosità cristiana, una devozione che traspare fin dal proemio, dove Eleonora si professa giudicessa d'Arborea per grazia di Dio, con ciò sottolineando la natura divina del suo potere. Sono poi le festività legate ai santi a scandire l'adempimento delle funzioni amministrative, sociali, politiche della società arborense, regolate secondo il ritmo naturale di un mondo rurale che si sovrappone al calendario liturgico dei riti cristiani, calendario che ci consente peraltro di intravedere anche quali sono i momenti di festa e di riposo dalle attività e dalla vita dei campi. Così anche la bestemmia nel giudicato d'Arborea era un reato particolarmente grave, punito con una sanzione pecuniaria, il cui mancato pagamento entro i termini previsti comportava pene corporali, come il conficcamento di un amo nella lingua del colpevole e la sua pubblica fustigazione. Famosi poi, perché vengono tristemente richiamati alla memoria ogni estate, sono i capitoli che la Carta de Logu dedica alla gestione delle aree forestali e in particolare alla prevenzione degli incendi, che purtroppo rappresentano un male endemico dell'isola. Già all'epoca il fuoco veniva utilizzato per ripulire i campi e i pascoli, per rendere più fertili i terreni, ma questo doveva avvenire in periodi precisi dell'anno, secondo ben definite modalità, proprio per evitare la propagazione del fuoco. Gli incendi dolosi poi erano puniti con la pena di morte o con il taglio della mano destra. Tornando alla storia del testo della Carta de Logu, non si conosce esattamente l'anno in cui Eleonora avrebbe promulgato la sua carta. Gli studiosi che se ne sono occupati ipotizzano che la carta di Eleonora sia da collocare tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 del 300. Quello che però si sa, perché ce lo dice la stessa Eleonora nel proemio, è che la sua Carta de Logu aggiorna e modifica la Carta de Logu emanata a suo tempo dal padre, il giudice Mariano IV. Esistita dunque una redazione della Carta de Logu promossa da Mariano che Eleonora aggiorna. Si comincia allora ad intuire tutta la complessità di un testo come la Carta de Logu. Come tutti i testi legislativi, infatti, anche la Carta de Logu non rimane sempre uguale a se stessa, ma viene aggiornata, viene ripromulgata. In essa si sovrappongono, insomma, diversi strati di legge. E infatti della Carta de Logu ci sono arrivati diversi testimoni, cioè abbiamo diverse copie della Carta de Logu, una copia manoscritta e diverse edizioni a stampa. Nessuna di queste copie però arriva direttamente dal 300, cioè non abbiamo nessun manoscritto della Carta de Logu che sia contemporaneo alla promulgazione di Mariano o a quella di Eleonora. Eppure possiamo immaginare che nel 300, nel giudicato d'Arborea, circolassero tanti manoscritti della Carta de Logu, perché c'è un capitolo, il 129, in cui si stabilisce che ogni curadore, cioè ogni ufficiale a capo delle varie curadorias del regno d'Arborea, cioè dei vari distretti amministrativi in cui era suddiviso il giudicato,
era tenuto a possedere una copia della carta de logu. Ora, è chiaro che se ogni curatore doveva avere una copia della carta de logu, possiamo immaginare che i manoscritti in circolazione siano stati numerosi. Ciò nonostante, non ci è arrivato nessun manoscritto trecentesco. Che cosa ci è arrivato dunque dal Medioevo e poi anche dai secoli successivi? In che modo noi conosciamo la carta de logu? Il primo ed unico manoscritto che sia arrivato fino a noi è oggi custodito presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari, il manoscritto 211. È stato copiato nella seconda metà del 400. Gli studiosi che se ne sono occupati la ritengono una copia di servizio confezionata per l'uso che doveva farne una qualche figura che operava in Sardegna nel 400. In questa unica copia manoscritta giunta fino a noi, la carta de logu si presenta composta da 162 capitoli. Ma la carta de logu viene anche precocemente data alle stampe, entra in tipografia. Si ha infatti una prima edizione a stampa della carta de logu, realizzata grosso modo, si ipotizza, negli anni 80 del 400. E dico si ipotizza perché non conosciamo con esattezza la data e il luogo di stampa, l'officina tipografica, l'identità del tipografo o dei committenti che ne hanno promosso la pubblicazione, perché queste informazioni non sono presenti in questa prima edizione a stampa. Questa prima edizione a stampa è però senz'altro interessantissima per almeno due motivi tra i tanti che potremmo elencare. Il primo motivo è che ci tramanda una redazione diversa rispetto a quella del manoscritto, cioè il numero di capitoli dell'edizione a stampa non coincide col numero di capitoli contenuti nella copia manoscritta. L'edizione a stampa consta infatti di 198 capitoli contro i 162 del manoscritto. Tra questi capitoli presenti esclusivamente nell'edizione a stampa trova posto anche un blocco di norme dedicate al diritto agrario, cioè il diritto che riguarda la coltivazione dei campi e la gestione del bestiame. Un gruppo di capitoli tradizionalmente indicati come codice rurale, che sono aperti da un secondo proemio rispetto a quello di Eleonora, un proemio in cui a prendere la parola è questa volta il giudice Mariano IV. Si conferma dunque tutta quella complessità testuale di cui dicevamo prima, cioè la carta de logu non è un testo monolitico, ma si compone di blocchi provenienti da momenti diversi, è un testo in movimento che si presenta a noi oggi perlomeno in due fisionomie differenti, da una parte la redazione del manoscritto e dall'altra quella attestata dalla prima edizione a stampa. Con differenze di varia natura tra queste due redazioni, la più vistosa delle quali è, non è l'unica però, è che nell'edizione a stampa vengono addirittura inglobate norme che erano state promulgate più di 100 anni prima dal giudice Mariano IV. Il secondo motivo che rende interessante questa prima edizione a stampa è la sua precocità. Abbiamo detto che viene datata intorno agli anni 80 del 400. Se consideriamo che la figura a cui viene generalmente attribuita l'invenzione della stampa a caratteri mobili, cioè la figura di Johannes Gutenberg, avrebbe dato alle stampe la famosa Bibbia negli anni 50 del 400, con la prima edizione della carta de logu noi siamo appena una trentina d'anni dopo. Ora però, se Eleonora era morta all'inizio del 400, se ormai dopo la battaglia di San Luri del 1409, la pace di San Martino del 1410, si era di fatto decretata la fine del regno giudicale d'Arborea, il cui territorio verrà trasformato in marchesato d'Oristano, se dunque le condizioni storiche sono queste, con una Sardegna che si avvia ad entrare definitivamente nella sfera di influenza iberica, allora che senso ha pubblicare la carta de logu alla fine del 400? Non dobbiamo infatti dimenticare che dare alle stampe un testo, ieri come oggi, significa affrontare un investimento economico ingente. Il fine è quello di ampliare il più possibile il pubblico di lettori, perché dare alle stampe un testo significa produrre un numero elevato di esemplari identici che quindi possono arrivare nelle mani di più lettori. La ragione per cui la carta de logu continua ad essere copiata e pubblicata nel 400 è da ricercare nella lunghissima vita della carta de logu d'Arborea. Lunghissima perché la carta de logu sarà confermata in epoca catalana con Alfonso il Magnanimo e il Parlamento del 1421 e successivamente avverrà il processo di estensione della validità della carta de logu a tutti i territori feudali del Regnum Sardinie, eccezion fatta per le città.
La carta de logu resterà in vigore quindi anche dopo la fine della straordinaria esperienza giudicale, per molti secoli, per tutta l'epoca spagnola, fino addirittura al 1827, quando sarà soppiantata ormai in età sabauda dalle leggi di Carlo Felice. Ecco perché, dopo il manoscritto e dopo la prima edizione a stampa, abbiamo tante edizioni della carta de logu che si susseguono una dopo l'altra, ve ne mostro alcune. Ce n'è arrivata una del 1560 e una pubblicata nel 1567. Questa è interessante perché è un'edizione apparsa a Madrid per le cure di Girolamo Olives. Girolamo Olives è un magistrato sassarese, avvocato fiscale del regno, primo tra i giuristi sardi ad entrare ufficialmente nel Consiglio d'Aragona. Olives ripubblica la carta de logu, accompagna il testo in sardo con suoi commenti e glosse in latino, con le quali spiega e interpreta la carta de logu, a beneficio dei magistrati, dei notai, degli ufficiali che dovevano servirsi del testo per gestire l'amministrazione sarda nel Cinquecento, e sono glosse e commenti un fondamentale lavoro ermeneutico che è ancora oggi fondamentale per gli studiosi moderni, non soltanto per gli studiosi di diritto, ma anche per storici, filologi, linguisti. Nel Seicento vedono poi la luce altre tre edizioni, due le ritroviamo nel Settecento e due nell'Ottocento, fino ad arrivare al Novecento, secolo in cui saranno i filologi e i linguisti moderni a cimentarsi con l'edizione di questo testo così complesso e così importante. La storia testuale della carta de logu attraversa dunque la storia della Sardegna, dall'età medievale fino all'Ottocento, e ancora oggi noi non possiamo che volgerci alla carta de logu per tentare di scoprire, ricostruire e ripercorrere la società e la cultura della civiltà giudicale arborense, le sue istituzioni, la sua struttura economica e militare, la sua composizione sociale, i suoi riti, costumi e consuetudini. Per cominciare a intraprendere questo viaggio nella storia e nella civiltà dell'Arborea medievale, tra le risorse in rete, preziosi sono i tantissimi materiali messi liberamente a disposizione sul sito Arborensia, che è il sito ufficiale dell'ISTAR, all'indirizzo istar.oristano.it, che vi invito naturalmente a visitare.